Ben ritrovati amici di Weekend Dance, location Mostra d'Oltremare Napoli, 19esima edizione, Vebo Fiera, quest'anno 2020, Vebo Special Edition, naturalmente su Weekend Dance, guardate il servizio. Mostra d'Oltremare Napoli, 19esima edizione di Vebo Fiera Special Edition, è una edizione particolare rispetto a tutte le precedenti. Con noi abbiamo il presidente di Vebo Fiera, Marco Paolillo, e benvenuto su Weekend Dance. Ciao Dino, ben trovato, grazie. Ho detto un'edizione un po' particolare, Special Edition, anche col distanziamento sociale, naturalmente questa è la prima fiera dopo il lockdown alla Mostra d'Oltremare. Sì, Dino, è la prima fiera post-lockdown. Abbiamo voluto fortemente questa special edition che è dettata da una voglia di ripartire, è appunto special in quanto vogliamo dare proprio un segnale di ripresa, che è dettato da un momento storico purtroppo tragico. Le cerimonie sono state annullate circa per il 90%, c'è stata una perdita del fatturato di circa 15 miliardi di euro per uno dei settori che fino ad oggi era uno dei più floridi in Italia. Purtroppo è una casistica che fa male ascoltare, soprattutto per gli addetti ai lavori che ci stanno guardando in questo momento. Ricordiamo, Vebo Fiera è addetta naturalmente come fiera agli operatori del settore, però i numeri sono numeri, lavorano quasi 30.000 operatori in questo settore e cifre importanti, perdite purtroppo devastanti, però chiaramente voi in qualità di Vebo Fiera, in qualità di organizzatori, avrete voluto dare un segno tangibile, un segno di ripartenza nonostante questa grande emergenza epidemiologica del Covid-19. Sì, sono circa 50 quest'anno le aziende presenti al Vebo, al fronte delle 250 solite che si estendono per due padiglioni. Fino allo scorso anno ben 7 ne avevamo. Però l'importante era esserci, quest'anno ci siamo riusciti noi e gli espositori che ci seguono, un po' una fiera degli eroi la vorrei chiamare. Quindi molto ridotta, special edition, però la 19esima edizione c'è, questa è la cosa più importante, ripartire magari con tante difficoltà, l'importante è ripartire. Sì, l'importante è ripartire, adesso spero di rimetterci subito al lavoro per la 20esima edizione, che è un numero importante, e quindi speriamo di farla magari un po' più vicini. Ecco, abbandoniamo questo 2020 che non ci piace assolutamente, quindi il nostro augurio soprattutto per i tanti operatori del settore è che vengano tutti, sicuramente verranno sia dall'Italia che dall'estero, riempire tutta la Mostra d'Oltremare con i suoi padiglioni, ma la cosa importante è potersi salutare, toccare, magari abbracciarci con tutta l'Italia. Beh, noi non vediamo l'ora di ritornare forti come prima. In questa 19esima edizione, special edition di Vebo Fiera, 19esima edizione, c'è una bella novità quest'anno. Sì, Dino, quest'anno c'è un'area dedicata ai soci fondatori della neonata associazione italiana Bomboniera Regalo e Wedding. Ci sono circa 23 soci fondatori autotassati a tutela proprio del settore. Ci sarà la prima convention italiana proprio per una ripartenza importante del settore wedding. Perfetto, il presidente Luciano Paolillo, che incontrerò tra poco con due ospiti, guardiamo l'immagine. We'll be right back.
Adesso parliamo con Luciano perché c'è questa aria in questa edizione, la 19 di Special Edition di Webbo 2020, che è l'AIRB. Benvenuto Luciano. Benvenuti a voi. Quest'anno 19esima edizione di Webbo, io l'abbiamo definita una special edition. Abbiamo voluto fortemente che questa edizione si facesse, ci siamo riusciti con tutte le difficoltà che purtroppo stiamo attraversando in questo periodo e anche con le grandissime difficoltà che purtroppo il nostro governatore campano e ci ha buttato addosso, però tutto è bene ciò che finisce bene. Siamo riusciti a portare avanti la manifestazione e oggi il Webbo ha il piacere di ospitare un'area dedicata all'associazione, l'Associazione Italiana Regalo Bomboniere Wedding e Confetti, che oggi Webbo ospita con i loro soci fondatori. Quindi siamo circa 23 soci fondatori, gli associati a livello ordinario saranno alla prima convention che si tiene qui a Webbo 2020 e presenteremo l'onorevole Tasso e l'onorevole Amitrano che ci daranno ulteriori spiegazioni degli emendamenti che sono stati approvati sia in Camera che in Senato. Siamo riusciti con la nostra associazione ad ottenere un fondo di 5 milioni a fondo perduto che stiamo cercando addirittura anche di raddoppiarlo, speriamo di riuscirci, e va nel decreto Rilancia Italia. Il mio augurio è quello che l'anno prossimo sarà un numero importante per Webbo, la 20esima edizione, e il primo augurio è quello che noi possiamo avvicinarci, che non ci sia più questo distanziamento sociale, che torni tutto come prima, che possiamo riappropriarci della nostra normalità, della nostra quotidianità, ma soprattutto che possiamo riappropriarci della fiera più bella, permettetemelo di dire, che si fa qui alla Mostra Oltremare, che è Webbo Fiera 2021. È un augurio che ce lo speriamo tutti, sarebbe veramente un sogno, ma spero che questo sogno venga esaudito, che il 2021 ci potremmo riabbracciare di nuovo ed eliminare questo triste ricordo che purtroppo ci è piovuto addosso come uno tsunami. Però l'abbiamo affrontato nel migliore dei modi, speriamo di affrontarlo ancora per poco e avere solo un brutto ricordo e ritornare alla normalità. Noi già siamo pronti dopo il Webbo 2020, già siamo pronti alla nuova edizione 2021 che sarà molto più forte e avrà ancora di più espositori. L'onorevole Alessandro Amitrano e l'onorevole Antonio Tasso. Ringrazio ancora per il loro intervento. Noi avremo la prima convention dell'associazione, quindi conosceremo i soci dell'associazione che in questo momento è il primo raduno nazionale e il motivo di avere due esponenti che veramente ci danno una mano e hanno preso a cuore il nostro comparto, purtroppo martoriato, è un comparto che deve vedere la luce del sole e con loro sicuramente il sole sorgerà. Voglio ringraziare il presidente dell'AIRB per questo invito in un momento molto delicato, un momento particolare in cui
abbiamo l'occasione di rivederci, di rincontrarci e soprattutto di iniziare una programmazione per un comparto che è già un cavallo vincente, che ha bisogno di arrivare all'anno nuovo, a nuove speranze, per riuscire finalmente a riprendere un'attività che è un'attività che funziona, che rappresenta il Made in Italy nel mondo e che si deve prospettare sempre più a una crescita a livello internazionale. Quindi per me oggi è un piacere essere qui e portare la vicinanza delle istituzioni proprio per dire che questi settori, che quelli che rappresentano le nostre eccellenze, devono essere valorizzati ancora di più in Italia e nel mondo. È stata una grande scoperta questo settore che rappresenta un grande segmento dell'economia nazionale. Parliamo di 36 miliardi di volume d'affari che non possono rimanere ignorati. È per questo che ho sposato la causa dell'AIRB, ma di tutto l'ambito che riguarda la filiera delle cerimonie, un po' per il mio trascorso, tra l'altro, e come commerciante e come rappresentante artistico di un certo segmento di questo settore. E naturalmente ci siamo buttati anima e corpo nella difesa di questi diritti, di queste richieste, di questo grido di aiuto che si è elevato dal presidente Paolillo come rappresentante di questa associazione. Si sono raggiunti risultati concreti e noi continueremo a supportare questo segmento produttivo affinché questa grande deficienza economica che ha colpito questo settore possa sentirsi sempre sempre meno. Essere uniti con un senso di comunità. La mia idea sin dal primo momento è stata quella di provare a dare un messaggio di una città che non si limita a sopravvivere o a chiudersi in casa, ma che prova a coniugare la vita ai tempi della pandemia. È una grande sfida, è una sfida mondiale, perché chi sarà più bravo a interpretare questo si troverà più avanti quando ripartiremo tutti quanti, togliendo qualche difetto rispetto al passato e dimostrando che l'umanità, la solidarietà, la vita imprenditoriale, il lavoro, la qualità della vita può crescere. È un momento difficile, però è nei momenti difficili che si vedono le persone che fanno. E io sto qua a esprimere apprezzamento per chi non ha rinunciato allo stand, per chi c'è sta facendo numeri bassi, ma questo viene apprezzato. Se ti chiudi in casa e molli, hai già perso. Se lotti, puoi anche vincere. Noi stiamo qua per provare a combattere.